La città di Pastena ricorda Nino Manfredi con l'ormai consueto premio a lui intitolato. Ricorda l'eterno, indissolubile legame fra l'attore ciociaro e il suo paese. Lo fa omaggiando un attore che lo stesso Manfredi definiva un terzo fratello, ovvero Lino Baffi. A lui è andata l'edizione 2023 del premio. L'attore pugliese è stato accolto in città dalla banda musicale, ha fatto il giro di Pastena con una Fiat Balilla, poi la visita alla casa paterna di Manfredi, quindi la proiezione di uno spezzone di un film, Un difetto di famiglia, in cui i due recitarono assieme. Un legame, quello fra Banfi e Manfredi, fortissimo. Ma un ricordo bellissimo, perché io l'ho seguito poi anche nel periodo brutto dell'ultimo anno della sua vita, che era un vegetale che stava lì, e io finivo di girare a Cinecittà, il medico in famiglia, correvo a salutarlo, gli prendevo la mano, gliela stringevo, gli dicevo: t'ho fatto fare l'omosessuale, t'ho fatto fare, adesso dobbiamo fare un film che dobbiamo fare due trans, tutte e due, per farlo sorridere un attimo, per farlo... ma non avevo reazioni. Però un giorno ho visto una lacrimuccia, quindi ho capito che qualcosa sentiva di me, quindi gli ho voluto bene fino all'ultimo momento, più di questo io non potevo fare. Pastena cerca di ricordare questo suo figlio, è bello ricordare le proprie radici e valorizzarle come fa questo comune. Certo, non solo, ma ho avuto la conferma di quello che pensavo io, che nonostante lui fosse stato un ateo proprio incallito, questa casa bellissima di Pastena è proprio a fianco a una chiesa bellissima, per cui ho capito che qualcosa, qualche segno c'è, come dire, dove ti giri giri questa cosa sta attaccata. Il premio Manfredi 2023 conferito a Lino Banfi ha un significato importante visto il rapporto fra i due. E questo ovviamente ci ha fatto veramente commuovere a tutti, e questa sera penso che abbiamo messo una pietra miliare per quello che sarà la cultura nel nostro comprensorio. Siamo felici ed orgogliosi perché partiremo da Pastena per questo grande messaggio che Lino Banfi ci ha dato, un messaggio importantissimo, ci aiuterà. La città di Pastena continua a scommettere sulla cultura e sulla cinematografia. Scommettiamo perché con personaggi come Lino Banfi siamo tranquilli che questo nostro progetto andrà sicuramente in porto.